In effetti, la prima cosa che mi verrebbe da dire, bene, avevo pensato un piccolo, vorrei soltanto collegarmi solo un attimo alle ultime cose che si dicevano, no? Questa immanenza della questione climatica, ambientale, mi colpiva molto, sono molto d'accordo, la questione climatica, la questione ambientale si declina quasi sempre al futuro, no? Persino la definizione, diciamo, standard di sostenibilità dice che dovremmo lasciare ai nostri figli e nipoti la stessa quantità di risorse che abbiamo usato adesso, no? Anche l'Invisible Committee, non so come l'hanno tradotto in italiano, questo collettivo di scrittori che ha pubblicato una serie di libri radicali, dice che l'Occidente, il Nord globale, è praticamente in una situazione innamorato di questa apocalisse che verrà, perché questa apocalisse che verrà non spaventa nessuno, no? Quello che colpisce è che non parliamo mai delle tante apocalissi che si vivono oggi in tanti posti del mondo, o delle apocalissi anche del passato, perché vallo a chiedere ai nativi americani, alle First Nations del Canada, oppure appunto alle popolazioni che venivano citate prima dell'Artico, se l'apocalisse è qualcosa che ci aspettiamo, se è qualcosa che è successa appunto magari 500 anni fa con l'invasione e la conquista delle Americhe, no? Che in tante scuole italiane si continua a chiamare la scoperta dell'America e a volte anche come chiamiamo le cose significa qualcosa. Tornando a quello che mi chiedevi tu, sì, io credo che questo conflitto tra ambiente e diciamo se vuoi sviluppo, no, e vita poi in generale è uno dei grandi temi. Io credo che è chiaro, no, anche oggi stasera abbiamo parlato delle zone di sacrificio, no? L'idea della zona di sacrificio è sostanzialmente che perché si assicuri il benessere, la crescita di qualcosa che viene definita collettività, è necessario che qualcuno paghi il conto, no? Diceva Arundhati Roy, l'intellettuale scrittrice indiana, no? Diceva che c'è sempre un più grande bene comune, mi pare che lei lo chiami così, no? The greater common good, il più grande bene comune a cui bisogna sacrificare qualcosa o qualcuno, qualcuna, ovviamente in genere chi è più marginalizzato, chi è più povero, chi non rientra in un certo di discorso, no? Però secondo me la cosa che io vorrei dire, che non so bene, speriamo che riesco a spiegarmi, va? Però secondo me la questione delle zone di sacrificio non è solo l'idea di, come si dice in italiano, targettare, di prendere di mira, no? Determinate comunità a cui si fa pagare il conto, quindi appunto a quel punto che sia i tamburi di Taranto, che sia Marghera o che sia Stagno e via di seguito, Gela, citate prima, no? Queste comunità in qualche modo vengono prese di mira, però io credo che in realtà quello che succede nella grande narrativa, diciamo, del capitalismo neoliberale e neoliberista è che queste comunità non solo diventano comunità di sacrificio, ma in qualche modo diventano comunità di scarica nella misura in cui, se sono in quel modo, se posso usare in questo termine, sostanzialmente perché non sono riuscite a essere altro. Cioè la grande retorica della competizione ci dice anche che le aree competono tra loro e se tu finisci a essere un'area petrolchimica, in qualche modo, no, ecco, diciamo, c'è qualcosa di più di essere un'area di, secondo me, una zona di sacrificio. La zona di sacrificio non è solo una zona verso cui vengono dirottate roba, cose che nessuno vuole, ma è anche una zona che in realtà è ontologicamente, nel suo essere, una zona che merita di essere una discarica. La grande vittoria, secondo me, della narrativa, diciamo, del capitalismo neoliberista è che sostanzialmente se sei povero, se sei malato, se sei malata, povera, eccetera, marginalizzata, è per colpa tua. Cioè questa è la grande, secondo me, poi vittoria in qualche modo, cioè l'idea che in realtà c'è una grande opportunità che sta lì per tutti e che se non sei riuscito a beccarla, a acchiapparla, a cavalcarla, in qualche modo devi essere tu che non sei, come si dice, abbastanza in linea con diciamo, il modello generale. E secondo me questo elemento è poi un elemento che viene spesso, che è poi l'elemento che viene molto forte anche proprio dal punto di vista della salute. Io a volte ho parlato, e qui cito anche Wu Ming per la verità, no? Si è parlato di narrative tossiche, no? Che cos'è una narrativa tossica? Secondo me una narrativa tossica è una narrativa che invisibilizza o giustifica l'ingiustizia. Io
come l'accento probabilmente tradisce, non sono esattamente non vengo da Stoccolma, ma da Napoli. E se penso alle storie della terra dei fuochi, cioè dell'area tra Caserta e Napoli, contaminata soprattutto appunto da rifiuti industriali, tossici, eccetera, lì la narrativa tossica era che se ti ammali, in realtà ti ammali perché mangi male, perché non fai sport, perché fumi, perché sei meridionale, insomma, si potrebbe sintetizzare con una battuta. Ecco, questa è secondo me la questione su cui molto spesso, diciamo, in qualche modo la battaglia, secondo me c'è una battaglia che va fatta anche sul controllo dei mezzi di riproduzione delle narrative, non solo dei mezzi di riproduzione dei beni, perché fin quando questa narrativa tossica è così forte da raccontare che corpi, sostanzialmente corpi malati, sono corpi inadatti, sono corpi che in qualche modo la loro malattia non fa altro, non è il frutto di un'ingiustizia, ma in realtà è il frutto di, come dire, una infinità quasi deontologica. Ecco, secondo me il fatto che i corpi siano diventati al tempo stesso un terreno di confronto, di scontro, anche di scontro scientifico, come sapete benissimo tutte e tutti voi, dimostrare la tossicità non è proprio una cosa semplice, cioè il corpo diventa un terreno di conflitto perché appunto da una parte ci sono i saperi mainstream ben pagati dalle grandi corporation che ti dicono sempre che se ti ammali è perché hai mangiato male o per chissà quale motivo, e invece poi c'è l'esperienza, come si dice, incarnata di tanti subalterni, con tante comunità subalterne che dicono: io mi sono ammalato perché mi hai messo in una situazione in cui ho pagato il prezzo del benessere di qualcun altro. Una scrittrice americana, Rebecca Solnit, e finisco perché lo so che da lontano è più pesante. Una scrittrice americana, Rebecca Solnit, ha scritto un libro molto bello che non so se è stato tradotto in italiano. Il titolo in inglese dice una cosa tipo un paradiso costruito all'inferno, e lei dice una cosa secondo me bella. Lei dice sostanzialmente, lei parla di due cose. Una cosa parla del fatto che ogni paradiso ha bisogno di un inferno, e quello che fa l'inferno è sostanzialmente il muro che ci divide. Cioè, tu scopri di essere in paradiso nella misura in cui c'è un muro che ti protegge dall'inferno in cui ci butti fuori chiunque ritieni non abbastanza adatto, non abbastanza sia adatto al paradiso. Ed è così importante che un paradiso abbia un inferno che poi se lo costruisce su misura, cioè che l'inferno è costruito per garantire il paradiso. E questa immagine del muro, che è un po' simbolica, lei, Rebecca Solnit, usa l'immagine di Adamo ed Eva cacciati al paradiso, eccetera. Però in realtà a me faceva pensare in maniera molto più concreta alle comunità, come si dice in italiano, alle gate communities, alle comunità recintate, no? Come si dice, con i muri, i cancelli, a volte anche le guardie armate che ho visitato in tanti posti del sud del mondo, no? Quindi, e l'altra cosa che dice Rebecca Solnit, però, dice anche che in questo inferno, quello che noi ci dimentichiamo, è che questo inferno non è tanto solo e tanto l'inferno della fantascienza mainstream, dove tutti si scannano, si ammazzano, cioè quello che succede nell'inferno spesso è quello che lei chiama il disaster communism, il comunismo disastro, cioè il fatto che le comunità si aiutano, la gente si aiuta, e diciamo questo è lo scandalo inevitabile che bisogna mettere a tacere. La narrativa tossica ci dice: sei da solo, sei da sola, non sei abbastanza adatto per diciamo, il nostro modello fantastico, che il tuo corpo malato è malato per colpa tua. E invece poi nella realtà quello che succede è che molto spesso si creano legami di solidarietà, legami di questo comunismo del disastro che Rebecca Solnit racconta, che si raccontano anche, per esempio, pensate a Occupy Sandy, a quando di fronte all'uragano Sandy, e le attiviste e gli attivisti di Occupy Wall Street decidono di spostarsi a Harlem e a Brooklyn, un'attività appunto di quella che noi chiamiamo mutualismo, eccetera. Mi fermerei qui.